A Teramo è esplosa la polemica per il ritardo nell'attivazione del servizio mensa nelle scuole comunali, che non partirà in concomitanza con l'inizio delle lezioni. Oggi Mia Carducci, davanti alla sede del comune, la CGIL e la Philcams-CGIL hanno organizzato un sit-in di protesta per denunciare il mancato avvio del servizio e chiedere risposte immediate. Riguarda la città capoluogo di provincia, riguarda le studentesse e gli studenti di questa città. Continuavano non avere risposta. La risposta può essere solo una per noi: riattivare il servizio mensa in concomitanza dell'avvio dell'attività didattica delle scuole. In molti casi è stato anticipato rispetto al calendario scolastico regionale, non si è avuta la stessa prontezza ad avviare il servizio mensa. Dietro questa cosa c'è un problema di natura lavorativa per gli operatori e le operatrici che in questo servizio lavorano, c'è un problema di organizzazione del mondo del lavoro, cioè dei genitori di quei ragazzi che pure devono garantire ed eppure devono avere la possibilità di poter lasciare i figli a scuola anche nei tempi prolungati e nel tempo pieno, e oggi sono enormi difficoltà a poter fare, ad organizzarsi per fare questa cosa. C'è il diritto delle ragazze e dei ragazzi ad avere un servizio in quanto cittadini di questa nostra città. La manifestazione, organizzata con lo slogan "Merenda di lotta degli adulti per rivendicare un diritto per i bambini", ha l'obiettivo di mettere pressione sulle autorità cittadine affinché il servizio mensa previsto per il 30 settembre venga anticipato, considerando che le scuole riapriranno già l'11 settembre. Noi temendo questa possibilità, perché l'anno scorso è stato il primo anno in cui questo servizio è stato riallineato all'avvio dell'attività didattica, ci siamo permessi, forse anche a questo punto in maniera propria, di ricordare al Comune che l'anno scorso abbiamo avviato quello che l'anno scorso era un esperimento e che quest'anno consideravamo fosse la normalità, salvo scoprire che non si è pronti ad avviare questo servizio.